Buon pomeriggio amiche e benvenute di nuovo sul mio canale. Visto che dobbiamo rimanere a casa, restiamoci e facciamoci anche il pane. Amiche, prima di darvi la ricetta, vi volevo dire una cosa. C'era una ricetta sul web che del lievito fatto in casa è birra e lievito. E poi praticamente viene conservato e il giorno appresso viene fatto il pane, la pizza. Allora, secondo un mio consiglio, non usatelo. Perché è vero che il lievito di birra è fatto anche con la fermentazione della birra, però sono dei composti chimici e sono dei composti fatti da gente competente. Noi non siamo competenti, noi siamo gente che si diletta. Io vi ho dato il mio consiglio, poi voi fate come volete. Allora, io il pane lo faccio con lievito madre e per 1 chilo di pane vi serviranno 200 grammi di lievito madre. Allora, se non avete il lievito madre, usate 12 grammi di lievito di birra fresco. Usate 1 chilo di farina, questa qua, Manitoba, per pane, pizza e focacce. Se non l'avete, uguale, farina 00, 1 chilo. Poi vi servirà 500 grammi di acqua e vi serviranno 20 grammi di sale. Vediamo come procedere. Aggiungo tutto il chilo di farina, metà acqua, ci vorrebbe un cucchiaino di malto, però il malto va sostituito anche con il miele, quindi un cucchiaino di miele va più che bene. Ecco qua, aggiungo un cucchiaino di miele e poi aggiungo tutto. Il lievito madre, ecco qua. Voi a questo punto aggiungete 12 grammi di lievito di birra, sempre col cucchiaino di miele, e incominciamo a impastare. Ecco qua. L'acqua è indicata 500 grammi, però le farine non sono tutte uguali, quindi quanto ne assorbe di acqua? Ecco qua. Aggiungiamo l'altra acqua e vediamo se ne vuole ancora. Allora, questo qua, fatto con lievito madre, è di lunga lievitazione, lo sapete com'è. Perché voglio un bel pane. Ecco qua, io direi di aggiungere altra acqua. Ho pesato altri 200 grammi di acqua, giusto per darvi le dosi giuste, per non dirvi aggiungete altra acqua, perché lo sapete, io vi do sempre il giusto le cose. Ecco qua, direi che ci siamo. Allora, a questo punto aggiungiamo anche il sale e continuiamo ad impastare. A questo punto mettiamo il nostro pane su una spianatoia. Ecco qua. E continuiamo a lavorarlo fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Sempre la stessa frase, non si aggiungerà farina. Ecco qua, lavoriamo con le mani senza aggiungere farina, che si lavora benissimo. Ecco qua. E vi ripeto sempre la stessa cosa, quando il dosaggio è giusto, è inutile mettere tutta quella bella farinozza sopra la spianatoia. Lavorate energicamente. Ecco
mettiamo a riposare un'ora. Ecco qua, così lo copriamo e lo facciamo riposare un'ora. Ci vediamo fra un'oretta. Ed ecco come si presenta dopo un'ora. Guardate che bello elastico, guardate. Ora lo dividiamo e formiamo. Io ne faccio ognuno 500 grammi, voi potete fare pure un chilo. Per 500 grammi però ne dobbiamo pesare 600 grammi. Vediamo come procedere. Versiamo un po' di farina sulla spianatoia. Ecco qua, e versiamo il nostro pane. Ecco qua. Ecco qua, ho azionato la mia bilancina e ora peso il pane. Ecco qua. E sono giusto giusto 550 grammi. Io ne ho ricavati 3. 600 grammi 2. E questo qua era più grosso, era 650 grammi. Ora, ecco qua, abbiamo formato le nostre, come si dice a Napoli, e cucchiatelle e pane. E le mettiamo sulla leccarda coperta da carta da forno. E formiamo la nostra palatina di pane. O come si dice a Napoli, e cucchiatelle e pane. Ecco qua. Amiche, io vi consiglio di metterlo nel forno spento con luce accesa, 6-7 ore di lievitazione e poi lo fate cuocere con il lievito di birra. Io con il lievito madre lo metto ora sotto il forno e lo cuocio domani mattina, così avrò un pane che lievita tutta la notte. Ci rivediamo per infornarlo. Ah, dimenticavo di dirvi, quando lo fate lievitare, metteteci un poco di farina, ecco qua sopra, così avremo che lo bello pan napoletano con shoragop. La farina a Napoli viene chiamata oshor. Ecco qua, a dopo. Amiche, ed ecco come si presenta il nostro pane dopo 6 ore di lievitazione. È bellissimo. Allora, fate cuocere in forno statico 40 minuti a 180 gradi. Poi lo sapete, i forni variano. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Amiche, e dopo 40 minuti ecco come si presenta il nostro pane. Guardate che bella mollica. Ho sentito il rumore, bello croccante. Ora taglio una fetta e vi faccio vedere al suo interno. Vi faccio sentire il rumore di quando lo taglio, va, lo scrocchio. Ecco qua. Esce ancora il fumo. Lo giro. Tutto lavorato, i buchi dentro. Amiche, io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima. Ci tengo a dire una cosa. Non fate le ricette che fanno vedere con quella birra mischiata con la farina. Usate o il lievito madre o il lievito di birra. Vi do un bacione e alla prossima. Ciao ciao, vi voglio bene. Restiamo a casa e uniti ce la faremo, nel nome di Gesù.